Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento domenicale del Festival delle letterature migranti che oggi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo ospita me, Lea Melandri, figura tra le più significative e autorevoli del femminismo italiano, autrice di testi teorici fondamentali come l'infamia originaria e di studi filologico-letterari come il titolo Come nasce il sogno d'amore e che oggi converserà con me sulla coscienza femminile anticipatrice di Sibilla Aleramo a partire dal suo romanzo Una donna e dai suoi diari. Nello specifico, la mia relazione si muoverà tra autobiografismo, finzione letteraria e femminismo. Nel romanzo, appunto, una donna. Composto tra il 1904 e il 1906, anno quest'ultima della sua pubblicazione, l'opera prima di Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, in realtà si muove proprio tra autobiografismo e finzione letteraria. Però di fatti non è un diario, perché non è scritto giorno per giorno. Non ha in sede incipitaria né esplicitaria alcun tipo di coordinata cronotopica. Non è neanche un libro di memorie, un memoir, né tantomeno un'autobiografia vera e propria. Potremmo dire un'autoanalisi in chiave letteraria riguardante una parte della vita dell'autrice che essa stessa decide di narrare in prima persona. E infatti il romanzo comincia proprio con il possessivo di prima persona singolare. La mia fanciullezza fu libera e gagliarda. Risuscitarla nel ricordo, farla riscintillare innanzi alla mia coscienza è un vano sforzo. Rivedo la bambina che io ero a 6, a 10 anni, ma la rivedo come se l'avessi sognata, un sogno bello che il richiamo della realtà presente però fa dileguare. Una musica forse anche, un'armonia delicata e vibrante, e la gioia ancora grande nel ricordo. Per tanto tempo, nell'epoca buia della mia vita, ho guardato a quella mia alba, la fanciullezza, come a qualcosa di perfetto, come alla vera felicità. Ora, con gli occhi meno ansiosi, distingo però che anche nei primissimi anni qualche ombra vaga c'era e sento che già da bambina non dovetti mai credermi interamente felice. Non mai disgraziata, certo, neppure, ma libera e forte, sì, questo dovevo sentirlo. Ero la figliuola maggiore, esercitavo senza timori la mia prepotenza sulle due sorelline e sul fratello. Mio padre poi dimostrava di preferirmi e capivo il suo proposito di crescermi sempre migliore. Avevo salute, grazia, bellezza, intelligenza, giocattoli, dolci, libri e un pezzetto di giardino tutto mio. La mamma non si opponeva mai ai miei desideri e persino le mie amiche mi erano soggette spontaneamente. Ecco, questa storia, sin dalle prime battute, mostra l'intreccio di figure che saranno fondamentali per lo sviluppo coscienziale della protagonista. Protagonista che non ha, tra le altre cose, un nome proprio, come nessuno dei personaggi all'interno del romanzo, e più tardi vedremo perché. La prima figura che compare è il padre, un uomo apparentemente illuminato, progressista, un uomo che delegherà alla figlia anche parte della direzione della sua fabbrica. Un padre che però si scoprirà anche avere una doppia faccia, una doppia vita, perché è un bravissimo padre, illuminato, progressista appunto, ma è anche un marito egoista nei confronti della moglie, incapace di comprendere il progressivo declino di lei nella follia. Poi abbiamo la madre. La madre è il paradigma della donna che accetta il proprio ruolo senza riserve, un ruolo appunto di moglie e di madre, e che per mantenere questo ruolo subisce in silenzio non tanto il tradimento del marito quanto la sua indifferenza, vivendo non per sé ma per la propria famiglia, e trova appunto agio, rifugio nella follia. Ecco, Sibilla, personaggio, si muove fin dall'infanzia guardando queste due figure, da un lato il padre, dall'altro lato la madre. Tuttavia, per comprendere il percorso di questa fanciulla, libera e gagliarda all'inizio, è fondamentale la figura di quello che diventerà il marito. Marito legato a doppio nodo al tradizionale ruolo del padrone, ai rituali della violenza e del possesso.
Appena sedicenne, infatti, la protagonista lo sposa perché è convinta di appartenere all'uomo che nei fatti l'ha violentata, l'ha stuprata. Il matrimonio, dunque, è fondato sul corpo di lei, come, inteso come oggetto sessuale passivo che si è lasciato conquistare. E nemmeno i genitori di lei, compreso quel padre tanto progressista che millantava la libertà economica, l'indipendenza economica della figlia, nemmeno quel padre di fatti protesta contro contro la violenza, accentando così il ruolo di oggetto sessuale imposto alla figlia, alla quale non rimane che dirsi piccola e senza difese. Insomma, Sibilla personaggio aveva creduto di ubbidire, leggo dal romanzo, al suo destino di donna, è che questo destino di donna le imponesse di riconoscere la sua impotenza a camminare da sola. Il fatto che la famiglia accetti di dare in matrimonio la figlia a un uomo violento dimostra quanto in realtà la violenza contro le donne fosse socialmente tollerata, e la qualcosa all'interno del romanzo poi ne suggella l'organicità. Rafforza ancora di più, infatti, il dominio del marito sulla sposa bambina, potremmo anche definirla così. Tale principio non è soltanto un fenomeno, però, legato all'Italia dell'Ottocento, ma è presente già in epoche molto antiche. Se pensiamo all'Ars Amatoria di Ovidio, l'autore già del primo secolo d.C. descrive questo atteggiamento con le mistichio vis grata puelle, letteralmente la violenza è gradita alla fanciulla. E questa espressione implica che già nella seduzione la ragazza, la donna, deve subire l'aggressione corporale e sessuale dell'uomo in un modo totalmente passivo, arrendendosene interamente. E perdonatemi l'azzardo, la relazione basata sull'abuso sessuale tra la protagonista, Sibilla personaggio, e il marito mi fa pensare anche alla la fiaba La Belle e la Bestia, scritta da Jean-Marie Le Prince de Beaumont nel 1756. La grande differenza però tra le due storie è che nella fiaba della Belle e la Bestia il padre di lei si oppone in tutti i modi alla violenza della figlia da parte della bestia, mentre il padre di Sibilla personaggio, illuminato e progressista almeno apparentemente, decide di consegnare la figlia al cattivo, quasi fosse un matrimonio riparatore. Si può dunque concludere in questa prima fase che nel caso dell'Aleramo l'istituto del matrimonio sia più importante della difesa e del benessere della figlia. Questi, del resto, i giorni che porteranno la sposa bambina all'altare sono giorni per la protagonista di uno smarrimento senza nome, dei quali ha una rimembranza vaga e cupa. D'improvviso, insomma, la sua esistenza viene sconvolta, tragicamente mutata, e si chiede: cosa ero io? Cosa sono io ora? Cosa stavo per diventare? Cosa sto per diventare? Insomma, la mia vita da fanciulla è finita? Si pone queste domande in maniera tormentosa, mentre il suo orgoglio di creatura libera e riflessiva comincia a spasimare. Quell'orgoglio, insomma, non le permette di indugiarsi in rimpianti e discolpe, ma anzi la spinge ad accettare la responsabilità dell'accaduto. Si sente colpevole lei, il suo corpo è colpevole perché il suo corpo ha ceduto alla violenza. Quindi il suo orgoglio, e forse oggi potremmo dire anche la vergogna di considerarsi complice passiva di quest'onta che le cambierà la vita per sempre, la spinge a non concepirsi come vittima di un calcolo. L'amore, afferma, doveva aver fatto tutto questo. Lei che era impreparata ad accogliere il misterioso ospite della vita, lei che della vita fino ad allora non sapeva nulla e non aveva nessuno con chi confrontarsi, perché proprio nel momento in cui viene violentata non può più parlare con il padre e nemmeno la madre può darle aiuto. Dice: quando la mia stessa mamma non era più in grado di ascoltarmi e di illuminarmi. Alla giovane quindi non rimane che spingersi sulle orme del medesimo destino di infelicità materna. A nulla, insomma, le erano valse la bellezza, la bontà, la grazia dell'incipit del romanzo, l'intelligenza. La vita le aveva chiesto della forza e lei quella forza non l'aveva avuta, come se il destino suo e forse anche di tutte le donne fosse quello di amare, sacrificarsi e soccombere. Durante il matrimonio, infatti, in questo stato di subalternità, di inferiorità della donna rispetto al marito,
La donna, che in realtà è ancora una fanciulla, ricordiamolo, a 16 anni, non può far altro che considerare il mondo come un carcere. Ma in realtà non è il mondo essere un carcere, lo è la relazione imposta dal modello maschile, la relazione di forza con il suo compagno a tenerle in catene. Afferma che l'energia spirituale in quei giorni le pareva estinta. Non avevo nessun lamento, dice la protagonista. Immaginavo, per la sequela di casi tragici che s'era abbattuta sulla mia vita breve, di possedere ormai una visione intera del mondo, come un carcere strano. E tutto era vano, la gioia, il dolore, lo sforzo, la ribellione, tutto era vano. La mia unica nobiltà era la rassegnazione. Come la madre, quindi, che non poteva più vivere in una relazione basata sull'ineguaglianza e a causa della quale aveva perso la propria identità, così la nostra protagonista sceglie di abbandonare completamente la sua individualità, rassegnandosi, come se appunto la rassegnazione fosse una strategia di difesa. E a partire dal giorno del matrimonio comincia a sottomettersi, viene isolata dalla vita del paese a causa della gelosia del marito, non può più affacciarsi alla finestra, doveva scappare in camera sua se qualche uomo capitava in casa per caso, compreso il dottore della madre. La sua personalità, che fino ad allora era libera e gagliarda, dinanzi alla memoria dello stupro, della violenza, che lei stessa considera irreparabile, irreversibile, insorgeva a tratti, ma soltanto per farle sentire ancora più urente e più scottante la sconfitta patita. La libertà di cui disponeva durante l'adolescenza sparisce quasi completamente dopo che si è sposata, e questa perdita si riflette anche sul corpo, sulla fisionomia della protagonista. Il suo volto si impallidisce ogni giorno di più e viene incorniciato dai capelli che aveva lasciato di nuovo crescere perché il marito voleva che avesse capelli lunghi, e perdeva sempre più il suo volto di espressione e di singolarità. Tuttavia, la giovane non vuole apparire di fronte al marito, di fronte al paese, come una donna da compiangersi. Lei non vuole essere compianta e compatita, quindi dissimula. E nonostante la tranquillità esteriore, l'atteggiamento sempre più remissivo di fronte al marito, prova un moto di insubordinazione, comincia a recalcitrare dentro di sé. E questo moto lei lo definisce come un languore morale, che non era più rassegnazione, la rassegnazione di prima, ma non era ancora ribellione. E centrale è in questa direzione la scoperta della maternità. Se da un lato la scoperta di una nuova vita, di un nuovo corpo, riesce a conferire non tanto un senso quanto uno scopo al suo matrimonio e alla sua vita, dall'altro lato, dopo la nascita del figlio, complice anche un primo aborto naturale, la donna svilupperà un rapporto problematico con il fatto di essere madre. È un ruolo che a tratti sembra considerare un gioco, una catena anche questa, che intenzionalmente diserta per due volte. Dapprima, infatti, tenta il suicidio, e il tentato suicidio rivela che la donna sarebbe disposta all'abbandono totale del figlio. In secondo luogo, dopo una lunga lotta interiore, decide di lasciare proprio il figlio, Walter, nella vita reale, abbandonando così interamente il ruolo di madre, scegliendo per se stessa, scegliendo la sua individualità. Pur tentando di integrare quindi la maternità nella sua personalità, la donna non riesce, perché la maternità significa per lei un sacrificio estremo. Le mancava, dice nel romanzo, la volontà continua della vera educatrice. Non riusciva, insomma, ad assorbirsi nella considerazione dei bisogni di un altro, fosse anche suo figlio. Non riusciva a prevenirli, a soddisfarli. Perché poi lo sappiamo, uno degli stereotipi sulle madri riguarda proprio la loro infallibilità. Una madre non può fallire. E questo si vede bene nel momento in cui la donna non riesce ad allattare il figlio, le vive molto male il fatto di non riuscire ad allattare il suo bimbo. E in certi istanti, per questa consapevolezza, per questa mancanza, per questo fallimento, si odiava. E arriva anche a definirsi miserabile per questo. Lei è miserabile perché non riusciva, una volta accettato il sacrificio della sua individualità, a dimenticare se stessa. Non riusciva a riportare integre le sue energie sull'individualità, cioè su quel corpo, sul figlio che le si stava formando al lato. Insomma, dal momento che la donna non è capace di dimenticare del tutto la propria identità, non può considerarsi degna di essere madre.
La sua vita consiste in un conflitto continuo tra la individualità che lei vuole rivendicare e il sacrificio totale per l'amore del figlio. Comincia così a prendere corpo in lei la consapevolezza che la maternità non può e non deve essere vissuta come un supplizio, che il dovere di ogni essere umano è quello di esprimere se stesso nella propria interezza, che una buona madre, cito dal romanzo, non è una semplice creatura di sacrificio, ma deve essere innanzitutto una donna, una persona umana. Ed ecco il vero colpo di scena e anche forse il calcio allo stereotipo della donna come mater dolorosa, la fuga verso il nord, l'abbandono del figlio. Ecco, la fuga dal paese è il passo verso la liberazione, verso la riappropriazione di se stessa e della propria identità. Una scelta, lei dice, fatta anche per preservare la serenità del figlio, che a tutto aveva diritto, meno che a crescere con una madre che provava disgusto per se stessa, per la propria vita. Lei dice partire per sempre e non ricadere mai più nella menzogna, per mio figlio più ancora che per me, soffrire tutto, soffrire la sua lontananza, il suo oblio, morire, ma mai provare il disgusto di me stessa e non mentire mai al fanciullo, non mentire mai crescendolo nel rispetto del mio disonore. Ecco, nel sintagma preposizionale, nel rispetto del mio disonore, si invera la modernità, il coraggio di Sibilla Aleramo, un pensiero che non è soltanto femminista, ma io credo sia profondamente umano. È una scelta sofferta, dolorosissima, quella di abbandonare il figlio, ma necessaria per la protagonista per ricominciare a sentirsi viva. È una scelta che in realtà non le verrà mai perdonata dalla gran parte del mondo letterario femminile. Grazia Deledda, Emilia Mariani, Ersilia Maino, tutte difendevano l'importanza della maternità, la superiorità della maternità rispetto alla rivendicazione personale. Sibilla Aleramo pensa però che, per quanto Grazia Deledda non le abbia perdonato la scelta le verrà perdonata dal figlio. Invero, dalla parte opposta, mi piace ricordare Graff e Pirandello, che invece accettano la scelta di Sibilla Aleramo, la capiscono, le contestano soltanto il fatto che avrebbe potuto portare con sé il figlio. Tanto il figlio comunque le sarebbe stato tolto, perché ai tempi vigeva la patria potestà, ovviamente, e che quindi il figlio le sarebbe stato tolto non per una crudeltà della madre, ma per una crudeltà della legge. Ecco, la modernità di Sibilla sta anche in altre però riflessioni esibite dal suo personaggio all'interno del romanzo, e che la portano a constatare come forse sia la donna stessa in parte responsabile, perché la donna è troppo passiva. Ed ecco che il discorso personale di Sibilla personaggio si riallaccia inevitabilmente alla condizione femminile italiana e forse universale. Dice: in quei giorni cominciai a pensare se alla donna non vada attribuita una parte, non lieve tra l'altro, del male sociale. Come può un uomo che abbia avuto una buona madre diventare crudele verso i deboli, sleale verso una donna a cui dà il suo amore e tiranno verso i suoi figli? E come può diventare una donna, vera donna, se i parenti la danno per ignara, per debole, per incompleta? E come può diventare una donna, se sta con un uomo che la riceve come non sua eguale, se la usa come un oggetto di proprietà, se le dà i figli e li abbandona? Ecco, è modernissimo questo pensiero di Sibilla. La donna deve essere donna perché soltanto quando la donna si sente completa di per sé stessa può crescere dei buoni figli. E da quando, ecco, come le vengono questi pensieri? Le vengono perché legge uno studio sul movimento femminile in Inghilterra e Scandinavia. E queste riflessioni cominciano a svilupparsi nella sua testa anche con una certa insistenza. Aveva provato fin da subito effettivamente una simpatia quasi irresistibile nei confronti di quelle donne che definisce delle donne esasperate, cioè prive di speranza, che protestavano non solo per se stesse, ma anche in nome delle dignità di tutte, sino a recidere i più profondi istinti, come l'amore, la maternità e la grazia. Quindi, quasi senza accorgersene, il suo pensiero, giorno dopo giorno, comincia ad indugiare sulla parola emancipazione. Quindi passiamo dalla rassegnazione all'insubordinazione, a questo languore morale, per arrivare definitivamente all'emancipazione. Una parola, tra le altre cose, che la protagonista ricordava di aver sentito pronunciare nell'infanzia 1 o 2 volte. Una volta dal padre, quel padre
progressista dell'inizio, dall'altra parte invece con derisione proprio dalle donne stesse del paese, cioè la parola emancipazione era stata pronunciata, ma con derisione dalle donne del paese. In seguito comincia a paragonare le ribelli inglese e scandinave alla gran folla delle inconsapevoli, delle inerti, delle rassegnate. Insomma, il tipo di donna, si legge nel romanzo, plasmato nei secoli per la soggezione e di cui lei, le sue sorelle, la madre, tutte le creature del paese che leggevano con derisione la parola emancipazione, in realtà erano degli esemplari. Ed ecco allora il segreto del suo lungo, tragico, ma anche sterile affanno. In queste ore rivelatrici, insomma, Sibilla arriva a concepire, a comprendere che l'unica possibilità per il capovolgimento del sistema tradizionale risiede in un cambiamento del comportamento e della mentalità della donna stessa, che deve uscire dal suo ruolo passivo e cominciare ad agire. E si capisce allora perché il romanzo sia scritto e narrato in prima persona. La prima persona tende a rendere comprensibile la maturazione progressiva verso la decisione finale, una decisione presentata come ineluttabile, irreversibile, la separazione che le salva la vita e conquista di indipendenza che implica anche l'abbandono del figlio. Una donna, dunque, questo romanzo non racconta soltanto la storia, anche se vogliamo alquanto ordinaria, di donne di inizio secolo del Novecento sulla via dell'emancipazione, ma è la storia di una donna che si comporta in modo inaccettabile, immorale e scandaloso perché è una madre che non si sacrifica per il figlio, che non sacrifica la sua volontà per un'altra vita, la sua vita. Ecco, le ragioni dello scandalo ovviamente sono chiare al momento della pubblicazione e nonostante l'iniziale successo internazionale del romanzo, la ricezione in qualche modo è di rigetto, alcune addirittura femministe importanti abiurano in qualche modo il romanzo. E Sibilla sul romanzo stesso ritorna in un'altra opera, Passaggio, Il Passaggio. E qui spiega il motivo per cui decide di non dare nome al suo personaggio, agli altri personaggi del romanzo. Del resto, Una donna, questo articolo indeterminativo presente già nel titolo, fa capire come la tensione sia tutta universale all'interno della storia. Dice infatti Sibilla, Rina Faccio, tutti i personaggi, inclusi la mia protagonista, sono innominati. E non dico che non sia stata una difficoltà quella di individuarli nel lungo racconto, sempre soltanto attraverso un generico, il marito, il suocero, il bimbo, il dottore, è stato complicato ovviamente, ma dico che là, in quella scelta spontanea, non voluta, vi è la dimostrazione della nessuna importanza che hanno per me i nomi, e non soltanto riguardo alle persone, ma anche rispetto alle cose. Ho scritto infatti che io non so se i nomi di cui mi servo per tutte le cose di cui parlo sono veri, sono stati inventati da altri tutti i nomi e sono lì per sempre, ma in vero tutte le mie creature, mentre io do loro la vita e dopo che le ho mandato in giro per il mondo con i miei libri, io continuo a pensarle e a vederle senza nome, quindi universali. Ecco, questa affermazione è per noi fondamentale per comprendere fino in fondo quanto il rapporto di Sibilla Leramo con Rina Faccio all'interno di una donna sia in realtà continuo, in quanto si comprende come nel romanzo si sia avuto la formazione di uno spazio narrativo che sta a metà tra autobiografia ed invenzione, verità e finzione, autointerpretazione della propria vita e interpretazione di esistenza in generale, che coinvolge tanto la condizione femminile personale quanto la condizione femminile e umana in generale. Questa astuzia narrativa infatti consente alla Leramo il più ampio margine non solo di generalizzazione dei problemi, ma di invenzione e di trasformazione di situazioni. La dimensione memoriale, dunque, elude ogni tipo di descrittività minuta sia degli ambienti che dei personaggi e impone un rapporto eminentemente sentimentale con la realtà da descrivere, che a tratti diventa quasi dannunziana. I personaggi, che non hanno nome e che non sono la protagonista, non hanno nemmeno effettivamente un loro spazio autonomo di esistenza all'interno del romanzo, vivono soltanto come riverberi nel momento all'interno della coscienza femminile del personaggio. La protagonista si sovrappone a essi, a questi personaggi, anche nel momento in cui dovrebbe descrivere i loro sentimenti, le loro azioni. Essi diventano realmente privi di identità, non portano nome, ma compiono un ruolo, soltanto il marito, il figlio, il dottore, il profeta e così via.
ecco, compiono quel ruolo per cui sono connotati dal loro generico. E sono tutti costruiti in una funzione quasi mitopoietica dell'autrice. Del resto ogni autobiografia è un'autointerpretazione in cui lo stile diventa il segno della relazione tra chi scrive e il proprio passato, nel momento stesso in cui si manifesta un progetto orientato verso il futuro, di un modo specifico di rivelarsi all'altro, il figlio Walter, ma anche i suoi lettori. Potremmo concludere, concludiamo così, dicendo che l'autrice scrive un libro basato sulla sincerità di una vita vissuta, ma anche sull'oggettività di una vita guardata, il rapporto tra Sibilla e Rina Faccio. Sibilla osserva e racconta Rina affinché il fallimento di una figlia, di una moglie e di una madre diventi il successo di una scrittrice. Grazie. Concludo così e do la parola a Lea Melandri. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo arriva a scatto. Non ho potuto seguire tutto perché ogni tanto si perde la connessione. Buongiorno. Buongiorno. Mi sei? Sì. Sì? Sì, sì. Sì. Ma io devo dire, il libro Una donna di Sibilla Leramo è stato ristampato dalla Feltrinelli nel 1965 ed arrivava in Italia, arrivava nel momento giusto, noi eravamo nel pieno del femminismo e quindi questo libro ovviamente non poteva che toccare profondamente, no, i pensieri e le pratiche di quel momento, in particolare questo il rapporto tra la madre e la donna, questione centrale a mio avviso, noi stavamo ragionando su il fatto che le donne sono state identificate, no, con un ruolo, una funzione che è quella di mogli e madri, e le nostre pratiche sono, diciamo, come finalità di creare un'individualità femminile dai modelli, no, che le donne hanno forse interiorizzato. Ma centrale era anche nel libro Una donna il rapporto tra vita e scrittura. La vita viene in primo piano, anzi a un certo punto credo che la Leramo stessa ha intuito che il valore di questo libro, lei dice a un certo punto nei diari, dice nessuna, non era nell'età né arte, ma dice io penso di aver consegnato, di essere, come dire, di rappresentare un aspetto essenziale del sentimento umano. Una verità, dirà, contenuta in questo libro, che deve rigenerare la coscienza umana. Ora, io devo precisare che il mio appassionamento per Sibilla Leramo è avvenuto solo successivamente, alla fine degli anni 70, quando la Alba Morino della Crisi Feltrinelli mi chiese di fare una prefazione del diario, che era il rapporto di Sibilla Leramo, sessantenne, col giovane poeta Franco Mattacotta. Era già uscito nel 78 il diario di una donna, che raccoglie agli ultimi anni di Sibilla. Quindi restava da pubblicare, da stampare, la parte precedente. Fu la lettura di questo diario che mi aprì la porta di un appassionamento per tutta l'opera di Sibilla Leramo, che durerà per tutti gli anni 80 e che mi portò a scrivere Il Santo Tutto come un anno d'amore. E da lì che io ho anche poi riletto il libro Una donna. Però perché visto dal punto di vista dei diari, che a mio avviso non sono un'autobiografia,
ma un'autoanalisi, un'analisi, nel senso che i diari sono, come dire, in questa scrittura quotidiana, sono uno svelamento continuo. L'Aleramo dirà veli tutti da sollevare. E su che cosa doveva, quale verità stava dietro questi veli? Era la verità dell'amore o del sogno d'amore. Ma in un modo così centrale come in una donna, l'eternità, per ogni d'amore si prolunga, in qualche modo ha delle radici in quell'esperienza originale che è l'unità a due, la parziale indistinzione alla nascita tra la madre e il figlio, questa appartenenza intima a un altro essere, questa unità a due, diciamo. Ma l'amore è così come l'Aleramo lo porta diciamo allo scoperto, direi, dirà a una bellissima avere il suo amore nella mischia, averlo portato sulla scena pubblica, ed è questo la grande, a mio avviso, è qui io ho visto la straordinaria originalità di Sibilla Aleramo, comienza anticipatrice, che sarà poi saranno le riflessioni, le pratiche del femminismo. Che anticipatrice. L'Aleramo, dicevo, è stata una grande profetessa di se stessa, quando dice appunto io rappresento cosa di importante nel sentimento umano, e il sentimento umano è proprio il sogno, l'amore, il sogno d'amore, che è rimasto anche per il femminismo, non solo negli anni 70 ma anche dopo, è rimasto un tabù, difficile portare allo alla riflessione l'innamoramento, il sogno d'amore, che Aleramo definisce appunto il miracolo che fa di due esseri un essere armonioso, cioè il sogno d'amore è fusionalità, è sogno di appartenenza intima a un altro essere. E io aggiungo poi crea dei vincoli di indispensabilità reciproca molto pericolosi, e da lì, a mio avviso, che si sviluppa spesso poi la violenza. Torno a tornare a perché il libro Una donna, a mio avviso, ho in qualche modo rivisto prendo dai diari. Una donna è un'autobiografia, e l'autobiografia era un genere noto che l'Aleramo ovviamente poi ritrasforma in un modo straordinario, perché mette, come lei dirà anche nei diari, in questo libro entra un flusso irrefrenabile di vita, lei dice, no? La scrittura è un modo per narrarsi, ma anche un'autocreazione di sé. Però ecco, qual è la differenza dai diari? Io l'ho definito nel mio libro Come nato il sogno d'amore, ho definito una donna non nasce Dio, un po' provocatoriamente. Perché un Dio? Perché l'Aleramo, che sta per abbandonare il figlio e il marito, dicendo appunto che in lei la madre non si integrava nella donna, ha bisogno in qualche modo di idealizzare la sua figura, ha bisogno di un alone, no, di legittimare in qualche modo questo che allora era chiaramente uno scandalo. E come lo legittima? Com'è che lo esalta, diciamo, alla fine del libro lei dice sono l'umanità in crino. Parla di questo libro, è il libro, con la maiuscola, cioè una verità, lei dice, che deve toccare del triste fratello, cioè appunto dell'uomo, della sua civiltà. E nel libro Aleramo, e lo dirà anche nei diari, si va a collocare che le chiama moderne ascese, le donne che sono in appunto, entrano nella scena pubblica come rigeneratrici appunto della coscienza umana. Le chiama, parla di maternità virginale, appunto, parla di vergini subimoderne, cioè in sostanza una figura in qualche modo ideale, ecco. E dietro questa, ripeto, questa idea è questa idealizzazione che deve in qualche modo rende compensare, diciamo, lo scandalo di questo del rifiuto della funzione materna. Quindi un'autobiografia che, come tutte le autobiografie, tende a creare un senso, a dare un senso alla propria, alle proprie
scelte. Ecco, e questo è meno, a mio avviso, meno originale, per me almeno, meno appassionante di quanto siano stati invece i diari. I diari, io li ho letti, i due diari, li ho letti per frammenti. Perché per frammenti? Perché spero che la lettera collocata nel suo tempo, e quindi anche il linguaggio spesso richiama anche terzo, altro, detto, no, delle scritture romantiche, letta a frammenti invece, la Leramo si rivela, ripeto, una straordinaria costituzione. Poi a dare ragione di questa lettura, me ne sono resa conto solo alla fine, dopo aver letto e riletto i diari, di un passaggio in cui lei dice: chi leggerà tutta, questa somma di vita, no, che io ho riversato nei miei libri, di abbandonarli, oppure, lei dice, sarà qualche frammento di lucida intuizione. Ecco, io dico, aveva in qualche modo professa anche del lavoro che ho fatto io, leggendola per frammenti. Frammenti di lucida intuizione, cioè i frammenti in cui la Leramo va a svelare che cos'è l'amore. Ed è veramente, in questo è straordinaria, ha portato, ripeto, sulla scena pubblica quella che è l'esperienza meno dicibile. Perché meno dicibile? Perché nel sogno d'amore le acque si confondono, è difficile vedere dove è la vittima, dove è l'aggressore. La vicenda, dicevo, del rapporto tra i sessi, dove purtroppo un dominio che si è confuso, intrecciato con le esperienze più intime come la sessualità, la maternità. Ecco, dicevo, la Leramo svela, come dire, quella che definisce appunto una visione del mondo dettata dall'uomo, cioè era solo l'uomo a dare una, appunto, esperienza, millenni, sua visione del mondo. Dice la Leramo, quella visione del mondo l'abbiamo fatta nostra, interiorizzata purtroppo, e possiamo comprenderla solo, lei dice, per virtù di analisi. Questa svelare anche cosa c'è dietro il sogno d'amore, questa dedizione, questo sacrificio di sé della donna rispetto a un figlio, ma rispetto anche a un uomo, no? Sappiamo che è estesa la maternità delle donne che curano bambini, malati, anziani e uomini in perfetta salute, cioè c'è una dedizione, un sacrificio di sé all'altro che la Leramo va svelando attraverso i suoi 100 amori. Ogni volta tenta di costruire questa fusionalità, questa unità a due con l'altro, ogni volta si accorge che al centro c'è l'uomo. E l'uomo, anche con la sua produzione, con i suoi libri, eccetera, i suoi amori sono stati praticamente tutta la letteratura italiana. Lei dice, la donna è solo un compagno, quel corpo che ti dorme accanto e che, come dire, dà armonia, dà un completamento. Ma al centro c'è l'uomo, c'è la sua visione del mondo. Poi arriverà lo svelamento, diciamo, a mio avviso, più importante, è quando l'amore con Franco Mattacotta, che in qualche modo riapre la relazione figlio, la Leramo si accorge, no, di quanta violenza c'è nell'amore, in questa dedizione all'altro, quando dice, no, il mio potere è di rendere buona la vita all'altro, di rendere e necessaria all'altro. Quindi un potere, ma un potere che non arricchisce la vita della donna. Ora, in questo, dicevo, poi la Leramo in questo ha fatto un'opera anche per quanto riguarda la scrittura. A un certo punto dei diari mi colpì, ricordo questo passaggio in cui la Leramo, parlando della poesia e del fatto che i suoi santi, eccetera, la invitavano ad abbandonare i diari, chiacchiere sulla carta, no? E invece ad occuparsi di più della poesia. La Leramo dice, cosa appunto ripeto che mi stupì molto, dice io non posso trasferire, tradurre la mia, dice, c'è in me una sovrana seconda vita che io non posso tradurre, no, in poesia,
e dice se non disumanandomi, violentandomi, forse uccidendomi. Sono tre verbi pesantissimi. Come mai la poesia, che è stata considerata una delle forme più vicine al file, per la diventa appare così violenta? Violenta rispetto a che cosa? Rispetto a questa sotterranea seconda vita. Che cos'è la sotterranea seconda vita delle donne? E quell'anno dire di sé, no? Narrare di sé, perché coperto da questa visione del mondo che hanno interiorizzato. Quella visione del mondo ha definito anche il loro, negli scritti sul femminismo, Aleramo dirà la verità profonda, ripeto, che porto dentro di me, dovreste ascoltarmi come se io sassi. Cioè, in sostanza, quello che è importante per le donne è proprio rileggere la propria storia partendo dall'intuizione che è stata la grande rivoluzione del femminismo, che le donne, ripeto, parlano la lingua dell'altro, purtroppo. Hanno dovuto interiorizzare quei ruoli che sono stati loro imposti. E che altro potevano fare, no? Se non per sopravvivere, se non ricoprire quei ruoli di mogli, di madri, no? E strappare da quei ruoli un qualche potere e anche un qualche piacere. Ecco, quindi il diario, ripeto, dai diari io ho riletto, ripeto, vedendo appunto questo salto che c'è, no? Ripeto, tra quel che viene addosso della sua vicenda più drammatica, umana, no? Dell'abbandono del figlio e del marito, e questi diari che invece riportano, come dire, svelano dietro i suoi 100 amori, come lei dice, un solo amore, un solo errore, quello di avere vissuto quello che lei dice, soprattutto delle donne, ma di essere di questo sogno di fusionalità, questo bisogno d'amore che fa sì che le donne, lei dice, da bisognose d'amore diventano quelle che danno amore all'altro, e lo dirà con molta chiarezza nel rapporto con Boccioni, l'uomo forte che non ne vuol sapere di fusionalità, di unità a due, esatto. Le dirà brutalmente, tu sogni, parli, come dire, di un doppio in sostanza, di un'unità che io rifiuto, e l'Aleramo dirà sì, è vero, no? Io porto dentro di me, dietro questa potenza materna, io porto una orfanità, c'è in me la bambina violata, c'è questo bisogno d'amore che, ripeto, poi viene svelato dietro a, invece, a questa dedizione d'amore. Cioè è questo che c'è dietro il potere di indispensabilità delle donne. Quindi una vicenda, quella delle donne, davvero tocca del Novecento, il momento di grande emancipazione, la realtà prefigura quello che sarà il movimento di liberazione delle donne, liberazione dai modelli interiorizzati. Su questo, e infatti lei dirà, lei stessa dirà, fra 50-100 anni, sì. Qualcuno sento altre stiamo per chiudere per questo, quindi fra 50-100 anni qualcuno raccoglierà questi frammenti di lucida intuizione, ed è quello, esatto, che ho fatto nel mio saggio a lei dedicato, nel libro Come nasce il sogno d'amore. Perfetto, quindi cogliamo purtroppo questo blocco, con questo blocco ci salutiamo. La professoressa Perrone vuole dire velocemente una cosa, quindi la facciamo accomodare. Ringrazio la dottoressa Melandi, grazie mille, non so se ci sente, noi la stiamo ringraziando e la salutiamo. Molto interessante lo svelamento continuo, il flusso irrefrenabile del narrarsi dell'Aleramo con i diari. Grazie, do la parola alla professoressa Perrone.
E qui c'è un microfono, Questo? qui. Questo qui? Prego, non so se è acceso o Oh, meno. beh. È solo anche... Pronto? Non si sente molto. Sì? Bene, è anche un modo per... Io non sento... Si sente? Volevo intanto ringraziarti, Lea, pur con le difficoltà di connessione che abbiamo avuto, per avere dato il tuo contributo importantissimo a questo discorso sulla Sibilla Aleramo, che conclude, peraltro, felicemente la sezione che in questi giorni, no, ha avuto vari appuntamenti. Tra l'altro, proprio una sezione che ha cercato di avere due finestre, una aperta sul presente e una sul passato. Quella sul presente ha visto protagoniste due scrittrici contemporanee, la Torre Grossa e Vanessa Ambrosecchio. Quella sul passato, Goliarda Sapienza, scrittrice tutta da scoprire ancora, diciamo, purtroppo ancora non molto conosciuta, nonostante i successi francesi, è qualcosa che si va muovendo anche all'università, e la Sibilla Aleramo, che invece, dicevamo poco prima di collegarci, sì, è nota a tutti, ma in realtà ancora fatica a guadagnare, per esempio, uno spazio nella manualistica. Quando si studia letteratura italiana, forse qualcuno può fare solamente il nome, non viene mai antologizzata. Quindi, intanto, grazie a Natalia che ha ripercorso quel libro lì, che naturalmente fai bene tu a dire che è importante andare a leggere i diari, ma penso che anche questa lettura complementare del romanzo e poi dei diari aiuta a capire meglio quell'opera lì, ad aggiustare anche il tiro, a capire meglio anche la scrittrice. Quindi Natalia ha fatto vedere la Bildung di Sibilla, con quelle tappe che ha ben segnalato. No? Che passano dalla rassegnazione alla sottomissione fino all'emancipazione. E quindi abbiamo compreso molto. Abbiamo compreso quello che poi i diari fanno capire meglio. Perché i diari, hai detto bene, non è un'autobiografia, sono però scritture autobiografiche, anche quelle diaristiche, sono modalità diverse. L'autobiografia tende a una composizione, appunto, a un'autocreazione, come hai ben detto. Il diario invece non fa che fare quello scavo analitico che mette a nudo, no, il dispiegarsi della coscienza e il rigenerarsi, come dicevi, la rigenerazione della coscienza a cui tendono le donne in particolare. No, mi fermo qui, ma volevo anche completare il nostro lavoro in questo modo. Grazie a chi è presente e anche a chi ci ha ascoltato da casa. Grazie a tutti. Complimenti e grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie.